E di stringere il telaio quanto più possibile, in modo da farlo, da renderlo quanto più piccolo possibile, in modo che poi non faccia movimenti dopo. È importante che sia che il legno sia a contatto. Ci siamo. Ok. A questo punto dobbiamo fissare prima i centri, quindi diamo tre punti qui, 1 e 2, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, i centri dei quattro lati. Dobbiamo tirare abbastanza. Proprio dobbiamo tirare la stoffa in modo che togliamo quanto più possibile le piegature. La stessa cosa facciamo dall'altro lato. Adesso incominciamo a tirare gli angoli. Gli angoli vanno tirati contrapposti, nel senso che per togliere le piegature che ci sono, io devo tirare prima quest'angolo e poi quello opposto. Gli angoli si tirano in questo modo. Si parte dal centro andando verso l'esterno. Si tira verso sinistra, verso l'angolo, quindi la stoffa va tirata sempre verso gli angoli in modo da togliere le piegature e poi rimboccata. Le punte voi considerate che dovete metterne una ogni 10 cm all'incirca. Uno degli angoli è purtroppo del rialzo della cornice si è deteriorato, quindi quando vado a chiudere, come vedete, si vede l'imperfezione dell'angolo, e questo non deve accadere. Non deve accadere soprattutto perché questo quadro è un ritratto pop art, e quindi con molta probabilità non verrà fatta la cornice attorno al quadro, il quadro dovrà rimanere con gli angoli visibili
e quindi necessita di avere gli angoli perfettamente acuti. Devono essere visibili e quindi devono essere gradevoli allo sguardo. Quindi lo dobbiamo ricostruire. O ne toglierò un pezzetto e ne metterò un altro pezzo, o lo ricostruisco con un po' di stucco, come abbiamo imparato a fare, impastando un po' di colla con un po' di segatura. Tutte e due i metodi vanno bene, in modo che poi quando andrò a richiudere il tutto non si vedrà nulla. Come vedete, la tela è venuta abbastanza tesa, non si vedono più le piegature, le spiegazzature che c'erano, quindi è abbastanza tesa. Comunque, se non dovesse non dovessimo aggredire o nel tempo si dovesse allentare un po', abbiamo nella parte retrostante i registri per tenderla ancora di più. Abbiamo ricostruito il pezzettino di legno, che è questo. Quindi nel momento in cui lo andrò ad incollare e a fissare con due chiodini non si vedrà più nulla, nel momento in cui la tela andrà a ricoprirlo. A questo punto tagliamo la stoffa in eccesso. Come vedete, la nostra tela è pronta, è ben fissata ed è anche ben tesa, abbastanza tesa. Se ci necessitasse di essere più tesa, la possiamo allargare con i registri che abbiamo realizzato. A questo punto dobbiamo solo passare l'imprimitura, e per come abbiamo imparato, e poi due mani di imprimitura, faccio fare passare 24 ore tra la prima e la seconda mano, e poi iniziare a dipingere. Vi spiego come procedo io per l'imprimitura a olio. Utilizzo una ricetta del Piva, che trovate nel libro, è pubblicato dalla OEB. E utilizzo una miscela con quattro parti di gesso di falegname, quattro parti di colla di coniglio o di pelli che trovate nei negozi delle arti, sia l'una che l'altra, e due parti di olio di vino cotto, attenzione, non crudo. Come si procede? La prima cosa da fare è prendere la colla di pelli e metterla a bagno con 5 parti di acqua. Quindi se mettete per esempio 20 grammi di colla di pelle di coniglio, ne dovete mettere 100 ml di acqua. Li lasciate per qualche ora, nel tempo che le pelli si imbevono di acqua, vedete che queste perline aumenteranno di volume. Dopodiché la mettete a bagnomaria su un pentolino e mescolate fino a quando le perline non si sono del tutto disciolte nell'acqua tiepida, prima di incorporare il gesso e l'olio. Con questa colla tiepida ne do una mano sulla tela. Perché? Perché ci sono degli sfilacci nella tela non mi viene bene togliere con la carta vetrata quando ancora non è apprettata. Passare la colla sulla tela si chiama apprettatura, quindi io do l'appretto di colla sulla tela prima di passare l'imprimitura vera e propria. Levo gli eventuali sfilacci, perché la colla indurendo fa risalire, inturgidisce quelli che sono questi peli, quindi mi viene più facile togliere eventuali imperfezioni della tela stessa. E soprattutto la tela me la predispone per accogliere le due mani di imprimitura. Quindi io do questa mano di colla di pelli, aspetto circa
6-7 ore, dopodiché procedo alla pulizia della tela e successivamente incorporo nella colla le due parti di gesso, scusate, le quattro parti di gesso e le due parti di olio di lino. Questo si fa sempre a caldo e a bagnomaria. Dopodiché che sia miscelato il tutto, deve avere un aspetto cremoso, deve essere passata calda sulla tela. Ne devono essere passate due mani. Attenzione che una mano, anche se può sembrare asciutta, devono passare almeno 24 ore. Quindi non passate una mano anche se vi sembra asciutta dopo 2-3 ore, perché non va bene. Non date la possibilità di asciugare allo strato sottostante. Diciamo che per poter preparare una tela dovete considerare che ci vogliono circa 3 giorni per quanto riguarda l'imprimitura. E questo è il procedimento che utilizzo. A secondo poi se la tela dovete utilizzare i bordi, come in questo caso essendo un'opera pop art, o meno, date l'appretto pure negli angoli, negli spigoli. Quindi le bordature laterali vanno pure sia apprettate che data uno, due mani di imprimitura. Una cosa molto importante dell'imprimitura è se la volete più o meno assorbente. A secondo il tipo di medium che utilizzate, che potrebbe essere più o meno oleoso, necessita di una imprimitura che sia più o meno assorbente. Se volete rendere questa miscela assorbente, un pochettino più assorbente, dovete diminuire l'olio di lino e aumentare il gesso. Se invece al contrario la volete poco assorbente, dovete diminuire il gesso e aumentare l'olio di lino. Attenzione che non è che dovete diminuire il gesso da quattro parti, lo portate ad una parte e ne date 5 di olio di lino. Diciamo che questo dovrebbe agire all'incirca nel range di una parte, non di più. Quindi se per esempio la miscela ottimale è 4 di gesso e 2 di olio di lino, potete arrivare massimo a 3 di gesso e 3 di olio di lino, ma sicuramente non potete arrivare a 1 di gesso e 5 di olio di lino, o a 5 di gesso e a 1 di olio di lino, perché in quest'ultimo caso si creerebbero delle crepature con il tempo, nell'altro caso diventerebbe molto poco assorbente. Detto questo, diciamo che questa è una ricetta base che generalmente utilizzo per le tele. Quella per la tavola, bene o male, e l'abbiamo vista, utilizzo stucchi, oppure potrei utilizzare anche questa, magari un po' meno elastica, un pochettino più dura. Per quanto riguarda gli spigoli, in questo caso vi conviene mettere la tela su un piano e sollevarla, in modo che possiate dare sia la mano di imprimitura sulla tela in modo orizzontale, e sia nei laterali, perché se la appoggiate sul cavalletto, diciamo che una faccia dei bordi non la potete, non potete dare l'imprimitura. Quindi vi conviene porre orizzontalmente la tela. Questo è il procedimento che utilizzo io per la preparazione della tela. Abbiamo passato le due mani di imprimitura, diamo una carteggiata in modo da lisciare il supporto. Io utilizzo una 800, ma potete utilizzare anche una 600, una 400, anche più piccolina.
Cercate di adattare le imperfezioni della tela a quello che dovete fare. Per esempio, qui ci sono delle macchie che non sono riuscite a togliere nel tessuto e vanno a capitare in un punto in cui verrà coperto con del colore scuro, quindi non traspariranno diciamo dopo l'esecuzione del dipinto. Sfruttate le debolezze o eventuali imperfezioni della tela a seconda del lavoro che dovete fare. A questo punto, visto che ha questa colorazione giallastra, passerò una o due mani di bianco di zinco o di argento, a secondo quello che ho dentro, e con il liquin, 50% di colore bianco, 50% di liquin, in modo che al massimo in un giorno e mezzo è asciutto. Dopodiché poi incomincerò a fare lo schizzo e dipingerò di sopra. Se volete rimanere informati sui miei video, vi potete iscrivere al mio canale YouTube. Vi potete iscrivere pure al mio canale Facebook, Instagram o al mio profilo Facebook. Se vi piace il filmato, lasciate un like. E niente, un abbraccio e alla prossima.